Siamo con Mr. Claudio Basso. Allora, all'inizio della preparazione, oggi primo giorno della preparazione del Mondo V-Volley, ed è anche la prima esperienza dall'inizio dell'anno come primo, no, come al primo allenatore, quindi una responsabilità in più. Sì, sicuramente una responsabilità in più, sì, ma anche un motivo di essere particolarmente contento, soprattutto di poterlo fare qua a casa, e contento per la possibilità che mi hanno dato, perché mi ha dato in primis la società. Adesso sì, abbiamo iniziato oggi finalmente. Questa mattina abbiamo fatto test e, diciamo, colloqui, una parte più al di fuori della palestra, e cominceremo oggi pomeriggio con le sedute pesi, con la palla, alternato, e la stessa cosa domani, e poi partiremo a pieno regime, diciamo, dalla settimana prossima. Nel frattempo arriveranno tutte le ragazze, ricordiamo che mancano Catania, Bosso, che è impegnata con la nazionale, Schmidt, che è in nazionale anche lei, e Fini, sì, giusto? Diciamo che da domani alla fine del mese le avremo tutte a disposizione, qualcuna per motivi logistici, qualcuna per impegni ovviamente con la nazionale, che non possono che essere una cosa positiva, o comunque sicuramente un motivo di anche di orgoglio, e quindi sicuramente una bella cosa. Man mano che arrivano le inseriamo, sicuramente soprattutto quelle che sono impegnate con le nazionali arrivano in condizioni molto buone, nel senso che hanno dovuto preparare delle partite importanti per le qualificazioni, oppure giocare l'Under 20 come una di loro. Sicuramente da qua alla prossima settimana cominciamo a lavorare un pochino finalmente con la palla. E poi ci saranno le amichevoli ai primi di settembre. Cominceremo dai primi di settembre, poi andiamo avanti fino alla fine del mese, però sì, sono già abbastanza definite, quindi siamo una squadra giovane che speriamo sia anche stimolata anche dall'impresa che ha fatto la nazionale di Velasco alle Olimpiadi, che è stata una cosa storica, quindi speriamo che quello sia un aiuto anche in più, no? Anche al movimento, come dicevamo. Sì, quello secondo me, quelle imprese lì sono talmente particolari e complicate che sicuramente lasceranno un segno, credo, positivo, e credo uno stimolo più che solo a noi o alle ragazze, ma il movimento in generale, magari a quanti seguono questo sport, a quanti sono appassionati. Sicuramente un'impresa del genere non può che fare bene. Certo. E poi l'LPM è una squadra dell'LPM, Mondo V-Volley, io non riuscirò ancora a abituarmi, però poi ce la farò. Mondo V-Volley è una squadra molto giovane, quindi sono ragazze giovani che hanno voglia anche di, magari alcune sono anche alla prima esperienza, no, da fuori casa, quindi sono facili anche da stimolare, no? E da, sì, credo che, da credo crescere, che una, diciamo. Credo che una ragazza giovane non abbia bisogno di grossi stimoli, nel senso che sicuramente avranno, e l'ho già un pochino testato, dal punto di vista della volontà, dell'impegno e del voler magari anche dimostrare qualcosa, credo che possa essere un pochino il nostro valore aggiunto, quello di far crescere delle persone che hanno voglia di lavorare, che hanno voglia di dimostrare il proprio valore, e ne hanno la possibilità, e ne hanno la possibilità di farlo qua. Quindi l'obiettivo principale della stagione sarà? L'obiettivo principale l'ho detta la formula. La formula del campionato prevede che se tu arrivi nei primi 5 di questo girone sei matematicamente salvo, e matematicamente hai la possibilità di giocarti la promozione. Quindi diciamo che l'obiettivo è dei primi 5, poi qualsiasi sia l'ambizione delle squadre, credo che ogni squadra ad oggi punterà ad arrivare a questo obiettivo. Seppur non così facile, ma sicuramente l'ambizione è quella. Grazie. Grazie.